Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con una prova pratica dedicata a un prodotto Cellular Line, parliamo di un cavettino MHL. Procediamo quindi a inquadrarvi rapidamente un display HDMI compatibile. Come vedete, notate la finitura estetica dell'interfaccia di HTC One. Questo Cellular Line MHL è stato collegato, ve lo faremo vedere comunque nella seconda metà del presente filmato, è stato collegato alla porta micro USB posta nella parte inferiore dell'HTC One e, come potete apprezzare, abbiamo accesso all'intera interfaccia. Vediamo adesso di andare per esempio nell'home page. Come potete appunto apprezzare, io posso tranquillamente passare da una videata all'altra, in questo caso come visibile è vergine, in modo tale da poterla poi personalizzare come preferite. Per personalizzare questa pagina di benvenuto, che si chiama appunto, questa funzionalità si chiama Blink Feed, noi abbiamo già realizzato un video dove si mostra appunto come si procede. Se non sapete come si fa, vi si invita ovviamente ad andare a vedere l'approfondimento che abbiamo fatto all'uopo. Vediamo quindi anche di passare da una home all'altra, in questo caso è ugualmente pulito, il telefono appunto viene reso integralmente vergine nella sua dimostrazione, come vedete il tutto è assolutamente fruibile. Per quanto riguarda l'accessibilità al telefono è praticamente completa, quindi avete lo screen mirroring all'interno della vostra applicazione. Come vedete la reattività è assolutamente buona. Possiamo andare quindi in galleria, possiamo andare a vedere le nostre applicazioni, vediamo Dropbox dove l'hanno messo. Vedete, in questo caso potete aprire Dropbox nel momento in cui lavorate quindi a tutto schermo, per esempio in questo caso, potreste tranquillamente raggiungere l'interno dei vostri documenti, quindi vedere cosa dovete fare, quando ce lo dovete fare, eccetera, eccetera. Chiudiamo con la visione. Come vedete io posso tranquillamente passare anche a un'altra applicazione con estrema velocità. Vediamo quindi adesso di passare rapidamente alla visione anche della galleria. Vediamo quindi la nostra clippettina. Video prova demenziale per test cavettino MHL. Buonasera. Come potete apprezzare, il tutto funge senza particolari problemi. Detto ciò, credo che la demo sull'interfaccia si possa chiudere così. Non penso serva aggiungere altro. Adesso, breve stacco, vi si fa vedere il cavettino. Prima di concentrarci sul prodotto nella sua interezza, vediamo di stringere il campo sulla porta che voi dovete andare a utilizzare. Come apprezzabile abbiamo la possibilità di inserire e disinserire, come vedete, con una discreta facilità. Questo è il nostro connettore micro USB, buono lì. Adesso vediamo di zoomarvi il prodottino vero e proprio, così vi facciamo vedere che è proprio lui. Eccoci qui, noi abbiamo appunto il nostro HTC One, qui abbiamo il nostro pippolino micro USB, cavettino. Nella parte finale, qui voi andate ad inserire il cavo HDMI o HDMI, chi dir si voglia, e qui dove c'è scritto Power, vediamo se i mezzi della tecnologia ci assistono. Tac, fatta. Dove c'è scritto Power, dove potete, non dovete, potete andare a inserire un eventuale spinottino per la ricarica del telefono, quindi uno spinottino micro USB. In questo modo, quindi, mentre andate a utilizzare il vostro cavettino per visualizzare foto, video, qualunque cosa che vi compare sullo schermo, qui effettuate la ricarica, qui lo andate a connettere sul telefono e qui andate a inserire il cavo video. Detto ciò, più di così, francamente, su questo cavettino MHL non credo ci sia da aggiungere. Funziona, semplice, veloce, ve lo portate a casa per una manciata di euro. Dipende poi se vi rifornite presso un autogrill o rivenditore di informatica sotto casa. Vista la specificità dell'oggetto, credo che l'azienda oggettivamente la trovate ovunque come rivendita di accessori. Per quanto riguarda il prodotto nello specifico, io consiglio appunto di visitare gli e-shop online. 10-15 euro vi portate il tutto a casa con estrema soddisfazione, come vedete funge.
Non credo francamente a questo punto ci sia altro da dire. Se comunque vi restano dubbi, domande e curiosità, noi come sempre siamo a vostra disposizione. Mi raccomando, seguiteci sul sito ufficiale e sui canali social che abbiamo attivato per voi. Siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion, insomma li abbiamo attivati per voi, ci manca solo YouPorn. Detto ora è tutto, a brevissimo altre demo. Oggi arriveranno, tra le altre cose, anche le estrazioni che, per un paio di oggettini che abbiamo messo in palio, che è un po' che aspettano. Vi ringrazio, un saluto, ci si vede online a presto, da Giuseppe Ragazzino.